questa amministrazione attuale, consiglio di amministrazione, non ne vuole sapere. Ma allora non è giusto che si prenda l'acqua qua nella strada e dentro casa non si sa quello che si... Io sono d'accordo di pagare, però quello che consumo, esatto, non più. E non è una grande signore che consuma. Anche perché questo signore che sta a pagare a Milano, il signor Cirillo Filippetto, doveva andare tramite l'amministrazione comunale dentro ogni appartamento col suo cartellino. Sì. Nella nostra scala ci sono persone che fanno 6 lavatrici al giorno e pagano 2-3 euro meno di mezzo. Esatto. Questo problema è stato risollevato qualche giorno fa al presidente, un presidente che, lo dico senza remore, è il peggiore di 70 anni a questa parte. È quello che apparece. Gianni Mastella, avete una domanda per chi? Sì, soprattutto per capire, l'assessore e l'amministrazione comunale fa un tipo di scelta A per Treviso essenzialmente per un motivo: i 200.000 euro, che è la differenza fra quanto percepito e quanto invece pagato per spese generali. Le 200.000 euro, insomma, sono praticamente il costo che da sempre, il costo sociale che da sempre l'azienda, da sempre, ha sostenuto per il discorso sociale. Però non si ricorda, probabilmente l'abbiamo detto tante volte, Roberto, che c'è un articolo preciso di legge, ad esempio il principio CIVE dell'85, citato mille volte anche da parte mia, che fa carico all'amministrazione comunale di tener conto di questo divario di spese, perché proprio questi si identificano con le spese sociali. Quindi evidentemente non sarebbe un problema dell'azienda, ma sarebbe un problema del comune. Quindi è il comune che per risparmiare le 200.000 euro supprime l'istituto. Ma il problema è più grosso, secondo me, e la domanda è proprio questa. All'inizio si diceva, secondo la parte dell'assessore, che il grosso problema è le clarisse, perché Clarisse effettivamente dal 2005, io dico, dal momento in cui si è definita l'operazione con una delibera, ad oggi, sono passati 6 anni, sostanzialmente niente è stato fatto, e quindi la maturazione dei relativi interessi passivi. Però se è vero che il comune in questa operazione di mandare la gestione a Treviso si tiene il patrimonio, non risolve il problema, perché il problema resta così in capo al comune. Perché il comune, avendo la proprietà delle clarisse, si trova il problema come prima. Allora non so dove stia la soluzione. Cioè, la soluzione è solo quella di mandare in gestione degli alloggi per i 200.000, senza tenere presente che comunque sul piano patrimoniale abbiamo sempre l'alto costo delle clarisse, quei relativi interessi, per cui il problema non viene risolto, essendo che la proprietà, ripeto, resta il comune. Quindi i 200.000, secondo me, è una cosa irrisoria. Irrisoria, e nella storia, per quello fa tutta la storia dell'azienda, talmente irrisoria però che l'azienda e gli ACP da sempre avevano trovato una soluzione a questo problema. Quale sia, e l'abbiamo scritto più volte, che in tutte le relazioni abbiamo detto che le operazioni e le corti sono servite, l'ho detto anche stasera, sono servite essenzialmente, infatti Poste, INAIL, INPS, sono tutti in affitto, per parlare questa differenza che c'è per quanto riguarda gli alloggi tra costi e ricavi. Quindi di per sé l'equilibrio su questa operazione ci deve essere. Dopo io mi domando un'altra cosa, adesso è difficile voler entrare in merito perché dopo si va, però l'illustrazione dei numeri, ecco, mi trovo molto in difficoltà nel condividerli, per un motivo molto semplice. Io posso, qui lo dico e qui lo dico purtroppo, se c'è qualcuno che ne tiene conto speriamo di no, che ci sia stata la necessità di coprire tutto l'utile derivante da una cessione abbastanza grossa di 1 milione di euro, imputando in bilancio costi non effettivamente da imputare, questo è il problema grosso, perché mai si è imputato, e ci sono detto prima, il costo relativo alle clarisse, interessi passivi, su costi di gestione, perché non sono costi di gestione. E ora le 400.000 euro che sono imputati a costi di gestione del 2010, come
possono essere stati imputati e che di fatto ogni anno erano imputati al posto di immobilismo che era di immobilizzazione che era le clarisse. Allora capisco che se io porto 400.000 di costo, il mio milione di ricavo intanto mi diventa 600.000, ma se metto dentro altri costi interiori riesco ad abbassare talmente l'utile che pago poco di tasse. Benissimo come operazione fiscale, però la realtà bisogna anche vederla sul piano civile, e sul piano civile questa è la situazione vera. Un ulteriore discorso, sta nel bilancio di previsione 2011 l'identificazione di 7 miliardi per operazione delle clarisse, ma non è un costo elettivo, è un costo presunto messo in bilancio probabilmente per coprire il bilancio 2011, ma non è vero che se si vende sotto i 7.000 si va a perdere, 7 milioni, scusate, si va a perdere, perché il costo effettivo oggi consolidato non è di 7 milioni ma di 6. Allora, cioè, metter dentro alcuni dati di un bilancio di previsione per far vedere che comunque il valore dovrebbe essere di questo. D'altra parte, imputare alcuni costi per far sì che tutto sommato gli utili siano minori. Non tenere presente peraltro che invece, se è vero che oggi come oggi, e nel 1985, con l'865, qui c'è dentro qualcuno che è vecchio come me, ho buona memoria, c'era una legge che prevedeva la soppressione degli accivi di Castelfranco. E il buon fratello, di cui rendo memoria perché è stato forse, tu dicevi una cosa prima, io dico l'altra però, che probabilmente è stato il miglior presidente che è stato delle aziende grandi di popolari, il buon fratello è riuscito in quel momento molto difficile, non è stato qui seduto a Castelfranco a vedere gli eventi, è andato a Roma, è andato al Ministero ed è riuscito all'ultima ora a inserire nella legge, che era la legge programmatica, un piccolo trafiletto in cui ha detto salvo parere delle regioni, proprio per salvare Castelfranco. Castelfranco da quel momento non è stato più un vero istituto Case Popolari, probabilmente sia che la dottoressa Cardato mi ha dato che tutti i finanziamenti ufficiali fossero privati a Treviso, mai a Castelfranco. Quindi da quella data, quindi tempo 1985, 30 anni fa passa, 30 anni fa, da quel momento l'AEP, l'istituto prima e l'AEP di Castelfranco è andato avanti in proprio. Sono d'accordo con la dottoressa Cantato quando mi dice che i finanziamenti vengono dallo Stato o vengono dalla regione. L'ATA del Treviso è praticamente una mano lunga della regione. Stanno facendo tutto il discorso, mi sembra. Potrebbe anche diventare un gran paliero una regione con una volta igiene civile, con vari uffici delegati presso le province. Ma effettivamente lavora. Il vantaggio di Castelfranco è stato quello di avere un ente che ha lavorato in sistema imprenditoriale, ha fatto di testa sua e di moneta sua, ha inventato cose nuove, ha inventato le case di Stato, che con tutto rispetto Treviso è arrivato 20 anni dopo.